Altra equivalenza, stavolta non è un'area ma è una densità. È un olio, densità 0,92 kg al litro. Ricordiamo che la densità è il rapporto tra la massa e il volume, vuol dire che noi abbiamo un litro d'olio, è questo decimetro cubo, un litro d'olio di volume e la massa, corrispondente d'olio è 0,92 kg. Ricordiamo anche che l'acqua distillata ha una densità di 1 kg al litro, quindi l'olio ha una densità un po' più bassa. Perché se prendiamo 1 litro d'acqua, 1 decimetro cubo, la massa dell'acqua distillata è 1 kg. In questa equivalenza dobbiamo portare l'unità di misura da chilogrammi litro a grammi, su centilitro. Io procedo sempre nello stesso modo, il numero lo ricopio, 0,92. Al posto di chilogrammo scrivo 1 chilogrammo espresso però in grammi, perché io devo passare dai chilogrammi ai grammi. 1 chilogrammo sono 1000 grammi. Al denominatore io devo passare da litri a centilitri, quindi devo esprimere 1 litro in centilitri o centilitri, ne sono 100, 1 litro sono 100 centilitri. Quindi il numero 0,92 l'ho ricopiato, chilogrammi sono 1000 litri, litro sono 100 centilitri. Faccio i calcoli, 10 alla terza, 10 alla seconda, sopravvive un 10 alla prima, 0,92 per 10 fa 9,2 grammi e centilitri, li ricopio. Intuitivamente 9,2 grammi su centilitro vuol dire che lo stesso olio, se io prendo un centilitro, non più un litro come prima, non più un litro, ma adesso io prendo un centilitro, cioè questo cubetto molto piccolo che è un centilitro, V uguale un centilitro. Allora, quanto olio, quanta massa d'olio c'è in questo centilitro? 9,2 grammi, massa fratto volume. 9,2 grammi massa diviso volume, un centilitro, e ottengo la densità, 9,2 grammi al centilitro. Se fosse stata acqua distillata, la massa sarebbe stata leggermente superiore, 10 grammi in un centilitro.